Bentrovati dalla redazione di calciomercato.com. Massimo Chiesa, in esclusiva per calciomercato.com, ha consueto punto sulla giornata di campionato appena disputata. Il derby, anche questa è una partita difficilissima da gestire, arbitro Tagliavento. Sul 1-0 di Totti, Muslera ha lamentato di essere stato disturbato dal laser. Ha protestato, però l'arbitro non è intervenuto. Cosa succede in questi casi da regolamento? In quel caso è evidente il disturbo, oltretutto perché il laser, io l'ho visto in televisione svariate volte, non era neanche una punta laser, sembrava proprio un laser piuttosto importante come intensità di raggio. Io credo che Muslera sia stato disturbato, se non altro leggermente abbagliato, cioè sono quelle reazioni, basta una frazione di secondo, non vedi partire il pallone con la propria. Sembra una papera di Muslera, lo giustificherei in questo caso. Quello che si deve fare è cercare di far smettere che il sonaggio laser veniva dalla tribuna occupata da Romanisti, non dalla curva. Innanzitutto check per evitare questi episodi, e poi secondo me Muslera ha peccato di ingenuità, perché al momento in cui vede il laser alza la mano e chiede all'arbitro di intervenire. Ho sentito il presidente ieri che diceva Muslera ha chiamato l'arbitro, ma l'arbitro purtroppo non l'ha sentito, cioè esci fuori, non è che calciano la punizione senza il portiere, cioè uno alza le braccia. Quindi non doveva proseguire praticamente? No, secondo me no, secondo me no. E sempre nel derby c'è forse il rischio di trova TV per Matusalem che colpisce Totti con una scarpata. Sì, ho visto l'episodio, io devo dire, non ho visto una, lo prende perché sta cercando di saltarlo, per non ho visto una volontarietà incredibile come nell'altro caso invece quello in cui ha perso la testa il difensore della Lazio, Radu, che magari poi vediamo. Non mi sembra la prova televisiva, non mi è sembrato la prova televisiva, obiettivamente. Da calciomercato.com è tutto, appuntamento al prossimo aggiornamento.